Questo programma è offerto da Bari Blu, vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Elettrica Armenise, www.armeniseimpianti.it. Saicaf, il caffè. Sicme Energy e Gas, gruppo Roma Gas and Power. Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il 91esimo minuto. È appena terminata la partita tra Salernitana e Bari, finisce 3-4 ovviamente vittoria dei biancorossi, un Bari decisamente pazzo questa sera e lo dicono anche i numeri dei tifosi ma soprattutto i numeri della classifica, perché il Bari si posiziona al terzo posto. Commenteremo questo match, questa serata, insieme eccezionalmente a Carlo Praier. Benvenuto Carlo. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. E ovviamente insieme al nostro Cristian Siciliani. Cristian, benvenuto anche a te, buonasera. Buonasera Barbara. Allora Carlo, come da tradizione, sempre insomma il primo commento è sempre quello dell'ospite tecnico, quindi a te la parola. Diciamo che ormai dobbiamo abituarci, credo, dovremo abituarci anche per il proseguo del campionato a questa vocazione offensiva del Bari, un Bari sicuramente sbilanciato in avanti, che determina qualche incertezza, qualche imprecisione difensiva. Ci sono stati nel corso della partita questi recuperi della Salernitana che sicuramente sono stati determinati da qualche imprecisione tecnico-tattica del reparto difensivo, anche se tutti noi sappiamo che non si può parlare unicamente di una fase difensiva per i difensori o per il reparto di difesa, ma incomincia globalmente dagli attaccanti. Ci sono momenti in cui il Bari è apparso scollato, nel momento in cui la Salernitana ha espresso il massimo del rendimento offensivo e l'imprecisione si è verificata nel reparto difensivo appunto. Ma c'è questa grandissima vocazione offensiva, questa grandissima gestualità tecnica degli avanti del Bari che ci dovrà abituare a penare qualcosa per le incertezze dietro, ma a sapere che da un momento all'altro il Bari può sempre, comunque e ovunque vincere la gara. E probabilmente questo è il posto che in questo momento, pure a malincuore, occupiamo al meglio per i playoff e che dovrebbe determinare quel famoso salto di qualità che tutti ci auguriamo con l'approdo poi in Serie A. Allora, tra pochissimo, tra l'altro, Cristian, lo ricordiamo, ci collegheremo proprio con Salerno, perché ci sono lì, c'è Davide a Brescia, insomma, insieme a tutti il resto, a tutto il resto dei tifosi, 4.000. Mi sentite? Sì, pronto Davide, sei tu? Eccomi, ci sono, mi stavo Ciao sentendo. Davide, ciao. Ciao allora... Davide, hai ancora la voce, è stata davvero una partita incredibile, un'emozione immagino davvero pazzesca per questa vittoria. La voce è poca, credo si senta. ci puoi descrivere un po' anche quanto sta accadendo lì a Salerno, Davide? Tutto per ora, ovviamente tutto tranquillo, è stata una bellissima giornata di festa. Noi siamo venuti qui dalla mattina e quindi ci siamo goduti appieno questo gemellaggio. Ora stiamo uscendo dallo stadio tutti insieme e anche alla fine c'è stato appunto il rinnovamento di questo gemellaggio nonostante i risultati. Come l'avete vissuta questa girandola di emozioni lì in curva, Davide? Non molto bene, perché credo, cioè per i tifosi può essere alla fine una bella partita, ma credo che da un altro punto di vista ci siano stati molti errori, perché per una squadra come il Bari non si può farsi rimontare dal 3-1 al 3-3 e poi rischiare in superiorità numerica. Davide, eravate oltre 4.000, no? Mi confermi? Sì, eravamo tantissimi. Oggi il lungomare di Salerno era tutto biancorosso. Sembrava il lungomare di Bari. Di più, meglio. Davide, ora tornate a casa, ovviamente. Sì, stiamo tornando ora. Immagino sia un fiume di gente. Sì, tantissimi, anche dai distinti, anche nei distinti c'era tantissima gente, tantissimi tifosi del Bari, la curva della Salernitana era gremita, credo abbiate visto la coreografia. Senti, Davide, la squadra è venuta a salutarvi, è venuta a salutare i suoi tifosi? Sì, è venuto a prendere l'applauso dei tifosi, ma niente di più, un applauso e viene gli sfogliatoi.
Va bene. E allora buon rientro a casa, ora buon ritorno. Vi passiamo qualche altro tifoso che vuole esprimere qui la sua gioia. Sì. Vai, vai, vai. È pronto? Sì. Sì. Sono José. Ciao José, ciao, insomma è una festa un po' allora, per dai. Tutti. Sì, raccontaci anche le tue emozioni sì, dopo no, questo no, 4-3. Dico quello che praticamente ha detto Davide, non c'è più niente da aggiungere. La coreografia della Salernitana, volevo dare un risalto. Sì. Perché chiaramente, sicuramente si saranno impegnati tantissimi giorni per realizzare questo. Per quanto riguarda sul piano tecnico c'è da rivedere molto, secondo me, comunque. Perché beh, per intanto, José, godiamoci la vittoria, dai, sì, immagino sì, ancora sì, tornare sì, da Salerno con 3 punti dopo comunque una partita così beh, anche chiaro, bella chiaro. Ed emozionante. È un gran bel ritorno a casa. Il massimo sicuramente, un sicuramente c'è continuità, è da quella che ci auspicavamo in pratica. Allora quindi, ragazzi, terza... sì, non ho sì, volevo augurarvi buon ritorno a casa, insomma, buon viaggio. Grazie mille, anche a José Molo. E poi ci hanno inviato diversi video che magari mostreremo. Sì, magari riusciamo nel a mandarli. Nel corso del Bianco e Rosso TV Sport, comunque con questo gemellaggio con i tifosi della Salernitana. Beh, insomma, si era detto quello, gemellaggio sugli spalti, però in campo deve essere tutta un'altra storia. Sì, ed è stato così, insomma. È un Bari che ci fa penare, però è la terza vittoria consecutiva, è un Bari terzo in classifica, a pari punti con Cesera e Novara, quindi va davvero benissimo così. Un Bari che ha confermato di avere, no, Carlo, un attacco micidiale, perché mi ricordava anche il professor Gian Antonucci che è qui con noi, anche 16 gol nelle ultime 5 partite sono davvero, no, ma io volevo davvero numeri importanti. Rimarcare sì. Tifosi, volevo appunto dire una cosa a Davide, a José, insomma a tutti i tifosi che sono stati oggi a Salerno, coloro i quali l'hanno seguita anche in TV, il Bari è questo, dobbiamo abituarci, lo ribadisco, a una vocazione offensiva altamente importante, altamente redditizia per quanto riguarda la manovra d'attacco. E ovviamente tutte le coperte da un lato si allungano, dall'altro si accorciano, dietro il Bari è impreciso. Ecco, diciamo. Beh, bisogna trovare l'equilibrio giusto, perché anche se, oggi purtroppo c'è anche stato qualche con Romizzi abbiamo trovato uno scudo davanti alla difesa, sì, perché importante. Dobbiamo dire, Carlo, una squadra che vuole comunque ambire a quella terza posizione deve migliorare soprattutto dal punto di vista difensivo e dell'equilibrio, perché anche oggi 3-1 quella partita la devi congelare, invece non puoi far tornare sì, ma in gara la Salernitana. Proprio io parlo di vocazione offensiva, perché nel momento in cui i nostri due trequartisti vengono dietro a giocare sul centrocampo, poi si inseriscono i centrocampisti, noi abbiamo un centrocampista con una vocazione d'attacco, Dezzi, Valiani stesso, sì. Il Defendi, insomma, che oggi vabbè, ha giocato da terzino, ma è un centrocampista d'attacco. È chiaro che a questo punto attacchi con molti uomini e nel caso in cui il contropiede si sviluppa veloce trovi una difesa con meno... Siamo destinati a vincere le partite, a fare 4-5 con la partita Avremo sicuramente la coda del campionato, la coda finale, i play-off, con la nostra forza, la nostra classe, ma con tante situazioni a patema d'animo, insomma. Allora diamo subito la linea al primo telespettatore della serata, ricordando il numero per intervenire in diretta 080 501 9998. Pronto, buonasera. Ciao Barbara, sono Gigi da Bari, saluto Cristian e anche Carlo Praia. Ciao. Buonasera. Ciao. Niente, io per quanto riguarda l'equilibrio di questa squadra, secondo me paradossalmente la difesa ha iniziato a ballare quando eravamo in vantaggio, perché io secondo me ho visto una squadra che ha paura di vincere, veramente scottava il pallone fra i piedi, una squadra comunque dalla cintola in su, dal centrocampo in su, davvero perfetto, ho visto degli scambi di prima, il gol in contropiede è stato veramente bello, quello di Maniero, abbiamo visto un Lazio in gran spolvero, è una nota positiva questa. Niente, con il rientro di Contini e di Cesare dietro, la speranza è che la squadra ritrovi questo equilibrio, però ripeto, l'equilibrio è più mentale, secondo me, non so se è d'accordo il mister Praia. Grazie. Io credo che di Cesare e Contini dovrebbero alternarsi, perché non credo che il mister Camplone toglierà la fiducia e la maglia da titolare a Tonucci, a meno che non provi a fare una difesa di contrasto abbastanza meno propositiva, un po' più statica nel reparto dietro, giocando con tutti e tre, Contini che ha fatto anche il difensore esterno, Tonucci di Cesare e Gemiti. Se dovesse appunto rientrare già da subito Doncor, credo che avremo sempre queste situazioni di cui parlavo. Grandissimo fraseggio a centrocampo, scambi stretti,
rapidità in avanti, sì, la fase offensiva fantasia, ormai è una certezza, produttività, capacità di acrobatiche con Maniero, insomma, prolificità davanti, e dovremo avere la forza dei nervi distesi, perché saremo sempre con un patema d'animo tutte le volte che ci attaccano. Sì. Allora, prima di dare la linea al nostro telespettatore, andiamo a vedere quella che è la situazione della classifica e vediamo soprattutto quelli che sono i risultati di questa giornata. Allora, nel frattempo mi carica la pagina, che purtroppo abbiamo problemi di rete, diamo la linea al nostro telespettatore. Linea, sì. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, Leo Damiani, saluto Mr. Pryor. Ciao, Leo. Buonasera. Ciao Cristian, buonasera. E naturalmente io non, alcune cose non riuscivo mai a capirle, l'emozione fino a un certo punto, il braccio corto, però non è che su 3-1 si può fare 3-3. Io ho aperto la regia che sta la classifica dell'altra volta, le dichiarazioni dell'altra volta, difese inguardabili, sotto pancia, sono tutti sbagliati, naturalmente non seguono forse la trasmissione, chiedo scusa. Ma io ritengo che insomma la classifica è un'altra. No, infatti chiedo alla regia sì di non mostrare sì il Vicenza Cagliari, che non so. Allora, torniamo a noi. Io chiedo anche a Mr. Pryor, sì. Ne abbiamo parlato. Ma scusatemi, Scalera, Scatovili il migliore del Reggio, sono i giovani, quello che si vuole. Donco giocava la primavera dell'Inter. Scalera non poteva giocare a terzino, cioè io proprio Defendi ha fatto quello che può, e Defendi deve stare a fare centrocampista d'attacco e deve stare al centro per poi spostarsi a destra. Molte volte in maniera solo davanti, ci voleva il centrocampista sul secondo palo. Io chiedo un'opinione a Mr. Paia, cioè quando tu hai un maniero solo e due che si allargano perché non, cioè devono fare quel lavoro lì, sia Rosino che Don, per carità, ottimo attacco, va benissimo, anche perché la Salernitana non era a mezzo dal punto di vista della difesa. Io chiedo a me stesso, molte volte l'hai detto anche tu Cristian, 200 campisti che macchino, il proprio Gomizzi che non è ancora 100%, non ce la fa da solo, cioè non lo so, abbiamo tanti giocatori forti, l'altro che sembra che abbia giocato bene. Cioè, grazie. È un'ottima grazie, grazie Leo, grazie Carlo. Allora, dottore, guardi, è un discorso che va ripreso da tanto tempo sul vivaio. È chiaro che in questo momento di festa, con un risultato che commentiamo a favore del Bari, col terzo posto acquisito, con la prospettiva più o meno a medio termine di arrivare in Serie A attraverso il miglior piazzamento dei playoff e la capacità di la classe dei giocatori del Bari in avanti, diciamo dalla cintola in su, è chiaro che questo discorso potrebbe essere vanificato, però è un discorso che io sposo totalmente. Se noi facciamo giocare Doncor provenienza Inter, che non ci appartiene, e sacrifichiamo un nostro giocatore del vivaio, che di pari grado, perché ha giocato in primavera bene, ha giocato in nazionale anche, è stato uno dei migliori in assoluto col Bari, abbiamo Castrovilli che ha fatto bene al Viareggio con la Fiorentina, se noi non proponiamo i nostri ragazzi al vivaio, ma ora è tardi, è difficile che vengano assemblati oggi, è un discorso che va fatto alla base, soprattutto andava fatto alla base, oggi che sembriamo una squadra quasi zemaniana, con grandissimo spirito e vocazione offensiva, sì. Giocatori che provenivano dal vivaio sarebbero stati molto valorizzati e ben valorizzati, ma oggi è tardi, mi dispiace, lo dico a malincuore, perché io sono uno di quei fautori del lavoro del vivaio, della valorizzazione del vivaio, vengo dal vivaio, e chiaramente soffro per questo, però oggi è tardi, in questo momento è tardi. Bisognerebbe pensarci, come dicevi tu, proprio a inizio, sì, inizio campionato. Sì, fa parte di una progettualità che va anticipata. Allora, prima di dare la linea, ce l'abbiamo, la classifica, sì, andiamo subito la a leggerla. Oggi. Ce l'abbiamo ci fatta. Allora, in prima posizione ovviamente c'è il Cagliari a 68 punti, inseguito ovviamente dal Crotone a 67, poi troviamo a pari punti Cesena, Novara e Bari, ovviamente a 53 punti, poi troviamo lo Spezia a 51 punti, la classifica per quanto riguarda la zona playoff la chiudono Entella e Brescia a 50 punti, però anche con il Trapani che si trova ovviamente in nona posizione. Diamo però subito la linea ad un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Pronto, ciao, sono Lino, un saluto a Cristian e al mister. Ciao Lino. Buonasera.
Niente, mi dovete dire solo che se c'è una partita che questi non ci fanno morire, da infatto, cioè, allucinate una cosa del genere. Senti, per quanto riguarda la difesa, purtroppo è una cosa vecchia e quest'anno sarà così. Dobbiamo sempre cercare di fare un gol più degli altri. Non possiamo farci niente, purtroppo. Spero sempre che l'attacco vada sempre così, ovviamente. Una cosa volevo dire a Papa Resta, siccome giochiamo lunedì prossimo di sera, sì, proprio contro il Cesena, sì. Quindi sarà ecco, infatti. Se vogliamo fare il pienone, secondo me Papa Resta potrebbe fare anche il discorso dei biglietti un po' ridotti, perché abbiamo bisogno proprio del pubblico, tu c'hai 30.000, 40.000, tutto pieno. Beh, ciao, magari, magari ci penserà, augurone anche a te. Noi dobbiamo prenderci un attimo di pausa, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati in diretta con il 91esimo minuto, stiamo ovviamente commentando questa vittoria del Bari. Prima di aprire di nuovo le telefonate ai nostri telespettatori, andiamo a sentire cosa ne pensa di questa partita Enzo Tambora, responsabile dei servizi sportivi di Telebari. Buonasera Enzo. Sì, buona serata a voi, buona serata a tutti. Beh, ciao Enzo. Che ciao dire Enzo. Di questa partita, è stata una partita spettacolare, come tutte le partite spettacolari e piene di gol, anche piene di errori. Però alla fine il Bari ha dimostrato chiaramente di avere qualcosa in più rispetto alla Salernitana. Ripeto, nel contesto di quelle partite strane dove davvero non sai sino a che punto inizino i tuoi meriti e finiscano quelli degli avversari, perché comunque i gol sono come dire una serie di errori da una parte e dall'altra. Però il Bari è più forte della Salernitana e lo ha dimostrato anche in questa occasione, ci mancherebbe altro. Diciamo che c'è un dato importante, un dato significativo che indubbiamente evidenzia come il Bari in questo momento abbia un'arma importante da giocarsi, questa potenzialità offensiva esplosa, se vogliamo anche un po' all'improvviso, perché in precedenza si faceva fatica a far gol, adesso invece contiamo addirittura 16 gol nelle ultime 5 partite, che vuol dire che il Bari nelle ultime 5 gare sta viaggiando alla media di 3 gol a partita abbondanti, e questo è un dato che indubbiamente proietta la nostra squadra del cuore verso anche un playoff ad altissimo livello, fermo restando che bisogna migliorare e molto per quel che riguarda la fase difensiva, perché non è possibile concedere tutto quello che si è concesso questa sera alla Salernitana, rischiando di vanificare una vittoria così preziosa da portare il Bari al terzo posto in classifica in compagnia di Cesena e Brescia, Cesena e Novara. Novara, sì. Che dire, è una vittoria però di quelle belle, di quelle che piacciono soprattutto ai tifosi, perché infarcita di gol ed emozioni, teniamocela stretta, perché io già immagino cosa accadrà fra due lunedì al San Nicola, sarà una di quelle gare da 50.000 spettatori. Eh sì, Enzo, sarà quindi ormai un Bari destinato sempre a dover segnare un gol in più degli avversari, perché è difficile davvero alla fine cercare di aggiustare questa fase difensiva. Sì, bisogna migliorare molto la fase difensiva, perché al di là dei 3 gol subiti, spesso la Salernitana è andata pericolosamente al tiro sì. Con estrema facilità, cioè sembrava quasi che i difensori. E poi bisogna dire che in più oggi l'adattamento di Defendi al ruolo di laterale destro non ha funzionato, perché almeno in un paio di gol i movimenti sbagliati di Marino Defendi, insomma, sono stati anche decisivi, però questo dimostra come evidentemente per giocare Defendi non abbiamo un'alternativa reale a Doncor, perché insomma credo che Campione abbia valutato bene in settimana e ha scelto Defendi piuttosto che Sissoko, perché Sissoko in questo momento evidentemente non dà affidabilità, soprattutto dal punto di vista atletico, l'abbiamo visto anche giocare in alcune circostanze. Però al di là di questo, nessuna squadra tranne Cagliari e Crotone è senza peccato, e quindi il terzo posto del Bari in questo momento rappresenta soprattutto la potenzialità offensiva di una squadra che sta trovando gol con incredibile facilità. Carlo, non so se hai domande per Enzo. Quello che ha detto mi trovo assolutamente d'accordo, infatti aggiungerei che sul
gol di Donnarumma di testa, difende a perso l'uomo, non ha assolutamente badato all'ingresso in area dell'attaccante, è stato attratto dalla palla, guardava solo la diagonale della palla e non faceva scudo verso l'attaccante. In area si deve marcare contemporaneamente. Anche sul gol di coda il Fendi non esce, non fa fuori poco praticamente, sì. Tiene in gioco gli avversari. Però, esatto. Per carità, ci può anche stare che un centrocampista magari sia meno abituato però, degli altri a fare la fase difensiva. Enzo, su quest'ultimo gol che hai citato tu, addirittura c'è proprio una mancanza di tattica difensiva, di reparto, perché non puoi fare tentare di fare un rinvio, vedere che la palla perviene praticamente sulla testa dell'avversario, tentare di salire con l'azione di fuorigioco a palla scoperta. Quello è un errore proprio di valutazione di reparto d'assieme, del gioco d'assieme. Certo, quindi c'è certo, una complicità dell'individuo singolo che non sa fare il marcatore e non è adatto a fare il marcatore nel caso di Defendi, però probabilmente, come dici tu, non ha voluto ovviare a nessun'altra soluzione, perché l'altra unica soluzione era giocare con Contini, che ha già fatto il difensore, e tenere un reparto forse un po' meno propositivo, più statico, a difesa della porta. Ma non puoi, giocando una palla di rinvio, andare a fare una salita difensiva, quindi attuare una tattica dall'offside a palla scoperta, perché l'avversario vede tutti i movimenti. Comunque, al di là di queste considerazioni puntuali che stai facendo, devo farti i complimenti, perché durante l'intervallo eravamo sul 2-2, mi hai detto, anzi, eravamo, adesso non ricordo il risultato. 1-1. L'uomo per i pari, mi hai detto, vedrai nel secondo tempo la Salernitana calerà come al solito e subirà altri gol, mi pare che abbia visto giusto, insomma. Perché io ti ringrazio. 43, beh, sai, evidentemente le studiato bene la Salernitana, così come le altre squadre. Ti ringrazio molto, Enzo. Effettivamente noi allenatori, quando affrontiamo le partite, in questo caso io quest'anno da opinionista, dobbiamo sapere bene quello che dobbiamo affrontare e come affrontarlo. Quindi io sapevo che la Salernitana ha questa caratteristica. Per di più, aggiungo, mio malgrado, nonostante il nostro gemellaggio con gli amici di Salerno, che è una squadra che in questo momento vedo molto male, ha il peggior rendimento difensivo, ha subito 52 gol, peggio di Como anche. E Ascoli anche. Sì, indubbiamente. Poi i numeri dicono sempre la verità, come stanno dicendo la verità rispetto al Bari, cioè di una squadra che subisce parecchi gol, ma ne fa tanti. Cioè il dato relativo ai gol segnati da parte del Bari è un dato clamoroso, perché io non ricordo un Bari capace di segnare, e qua magari chiederemo conforto anche al professor Antonucci, un Bari capace di segnare in 5 partite 16 gol, cioè parliamo di oltre 3 gol a partita, è una media sbalorditiva, insomma, una media di altissimo, una media zemaniana, possiamo anche dirlo. Sì, l'abbiamo detto. È proprio così. Infatti proprio così. Io parlavo di uno spiccato senso offensivo, di una spiccata vocazione offensiva che mi ricorda le squadre di Zeman. Però ecco, la differenza sostanziale qual è? Che con Zeman c'è un attacco alto della palla, un'aggressività della palla, costantemente lui dice che non c'è il fuorigioco, ma c'è proprio l'aggressione alta della palla. Nel Bari mi è parso che, nonostante questa immensa capacità tecnica che hanno i giocatori, la classe che hanno i giocatori del Bari per questo campionato di Serie B, devo dire che le imprecisioni di reparto singole e collettive difensive sono enormi, perché ripeto, oggigiorno una squadra che punta a vincere il campionato, il Bari lo può vincere tranquillamente con i playoff, l'ho già detto e lo ribadisco con entusiasmo verso la tifoseria che ci tiene tanto, e io per primo da barese, non può però commettere errori di palla scoperta, cioè sono imprecisioni di cultura sportiva. Soprattutto fare entrare, Enzo, la Salernitana in partite sul 3-1, perché là magari una grande squadra quella partita la concede. Farla entrare in 2 minuti la Salernitana sul 3-3. Sì. Carlo dice bene, abbiamo raggiunto il terzo posto, adesso dobbiamo far meglio di Cesena e Novara. Per far meglio di Cesena e soprattutto del Novara, che io considero ancora oggi la terza forza del campionato, la vera terza forza del campionato, bisogna migliorare, bisogna fare qualcosa di più. Non si possono concedere
tutte queste palle gol agli avversari, fermo restando che probabilmente gli altri ci invidiano questa capacità, direi, formidabile di andare a bersaglio con giocatori, perché non basta avere l'occasione da gol, bisogna anche trasformarle, e devo dire che ancora oggi la freddezza di maniera sottoporta, Pezzi che è un po' la mina vagante di questa fase del campionato, c'è uno che segna un centrocampista che segna come un attaccante, compagnia bella, mi sembra di poter dire che questa sia veramente l'arma in più del Bari in questa fase. Bisogna migliorare in fase difensiva, perché quando giocherai, soprattutto in una prospettiva, perché diciamolo, questa vittoria ci dà quasi una certezza, quella di partecipare ai play-off, difficilmente ci possono sfuggire i play-off dopo tre vittorie consecutive, dopo come dire, una crescita così del potenziale offensivo. Certo, vedremo anche col Cesena di cosa sarà capace il Bari. È una partita bellissima quella di lunedì 4 aprile, anche in notturna contro una squadra forte che oggi ha vinto pur avendo 8 giocatori impegnati con le nazionali. Quindi sarà una grandissima partita quella, e sono convinto che sarà una partita da grandissimo pubblico. Enzo, il tuo migliore in campo a chiudere? Il mio migliore in campo, beh, non può che essere Dezzi, perché comunque due gol, sempre, anche se magari ha mostrato di Dezzi anche un po' come dire, è l'ennesimo emblema di questa squadra. Io l'ho visto qualche volta in difficoltà nelle chiusure, sì. Ad esempio in occasione del gol del pareggio della Salernitana, ha fatto fatica a chiudere su Gatto, credo, insomma. Il giocatore è molto bravo a proporsi in fase offensiva, e magari può avere qualche limite in fase difensiva, ma questo è un Bari a trazione anteriore. Dobbiamo ormai rassegnarci a questa idea, però una cosa è essere a trazione anteriore, un'altra cosa è sbagliare individualmente in difesa, o meglio sbagliare proprio i movimenti quasi di gruppo in difesa, come se la difesa non esistesse. Questo non va bene, però teniamoci stretta questa vittoria, terza vittoria consecutiva, e soprattutto questo terzo posto in classifica che, se ci pensi, fino a qualche settimana fa era inimmaginabile. Non dimentichiamo che prima di questa serie il Bari era addirittura fuori dalla zona playoff, quindi felici come una Pasqua, si dice in questi casi, va bene così, andiamo avanti in questa direzione, e le vittorie, come mi insegna Carlo, aiutano anche a lavorare meglio, a correggere gli errori. Bene, Enzo, grazie per essere intervenuto questa sera, buona serata e buona Pasqua. Ciao, alla prossima, ciao. Ciao, grazie, Enzo, buona Pasqua. Grazie ancora, Enzo Tamborra, riapriamo la linea alle telefonate. Sì, un Bari che finalmente sta trovando quella continuità necessaria, sì, per scalare posizioni in classifica. Anche la capacità dei nostri centrocampisti, su tutti i Dezzi, il quale può però migliorarsi nelle coperture preventive e quindi nella chiusura delle traiettorie di passaggio, perché lui nei contrasti individuali, nell'uno contro uno, è un po' deficitario. 0850199998 il numero per intervenire in diretta. Diamo subito la linea ad un altro telespettatore. Pronto, buonasera. Buonasera. Pronto? Buonasera, sì, la sentiamo. Saluto a Cristian e al signor Flyer. Buonasera. Ciao. Volevo dire solo una cosa. Siccome che noi volevamo Zeman, diciamo che ce l'abbiamo adesso, è giusto dire i corretti, prendere tre gol, due gol, ma quello che mi domando io, per i detrattori, non per i veri tifosi del Bar, quando si vince e dice che abbiamo il mister, io non vedo tutto, che si può fare la fine, ma non criticare in una maniera tale tutti i difensori del Bar, grazie. Grazie. Beh, anche perché oggi ci sono da sottolineare più gli aspetti comunque positivi, perché c'è un Bari, ricordiamolo, che è al terzo posto in classifica. Noi abbiamo rimarcato che comunque la Salernitana è in piena lotta per i play-out, è in crisi, ha subito 52 gol, che sono purtroppo il range più brutto. Un'enormità. Un'enormità. Il fatto che ci sia un reparto difensivo da curare, io parlo sempre nei singoli, nella collettività, e poi il fatto che noi adesso siamo molto zemaniani, a me non dispiace. Però perché... abbiamo parlato noi con Camprone prima della partita, lui diceva che è soprattutto una questione di lettura di situazione, perché la squadra spesso sbaglia, o la difesa spesso sbaglia o ad accorciare o magari a scappare. Ha perfettamente verso ragione, quando io dicevo che Dezzi può difendersi nella fase difensiva,
con le coperture preventive, intendo dire questo, che le coperture preventive sono l'anticipazione ideale di pensiero dei propri giocatori lontani dalla palla nel saper chiudere l'eventualità di una traiettoria di passaggio a vantaggio dell'avversario. In quella maniera, è quello che anche chi crescere. Nel fisico o nella mente non ha questa carica agonistica di essere un lottatore nell'uno contro uno, coralmente, insieme ai suoi compagni, può difendere la porta. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buonasera. Sì, Barbara, Nicola Tripetista. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Ciao Cristian. Allora, un applauso ai nostri cugini che ci hanno accolto a Salerno in maniera molto calorosa, e il video che è andato a Salerno, perché invece lo seguite in televisione. Aspetta, solo una cosa, bisogna vedere, voglio rivolgere al Mister Fryer, il rendimento in casa della Salernitana è stata sempre una massa grande, quindi oggi la partita noi ce la siamo giocata con la Salernitana, forse fuori casa ha un rendimento diciamo negativo, però la partita di oggi è stata al cardiopalmo, ma la Salernitana in casa con le grandi ha sempre fatto bene. Volevo sapere un vostro giudizio. Allora, grazie Nicola. Mi ha chiamato in causa, condivido. Su 31 punti ne ha fatti 20 in casa, il rendimento in casa è sostanzialmente migliore di quello fuori casa. Io credo che ha difettato spesso e volentieri la Salernitana nel fatto di non avere una formazione base. Spesso e volentieri ha cambiato formazione, questo a detrimento delle sue capacità di realizzare molti risultati con continuità, anche e soprattutto in trasferta. E poi probabilmente la qualità di qualche uomo in difesa lascia un po' desiderare. Non mi è sembrato che la coppia oggi rappresentata da Bernardini e Empower, o in altri casi da Bogauder e Bernardini, sia una coppia veramente importante, che faccia veramente scudo e sappia difendere l'avversario, la porta è in proiezione la palla. Mi sembra una difesa imprecisa, non molto forte acrobaticamente e non molto brava nelle chiusure difensive. Poi se concedi quegli spazi a Sansone, Rosina, esatto. Maniero, e poi sulle fasce, a parte Ceccarelli a sinistra, questa mancanza di continuità tra Franco, Rossi. Io credo che il cambiare spesso formazione non aiuti mai nessun allenatore a trovare la quadra, insomma, giusta. Beh, poi l'abbiamo detto anche prima, peggior difesa del campionato, i numeri parlano chiaro. Sì, soprattutto per il rendimento, diceva giustamente il telespettatore, in casa ha reso di più, 20 punti su 31, sarà soprattutto gli 11 punti solo presi in trasferta. Però ecco, anche il portiere mi è sembrato, Terracciano, mi è sembrato sì, granché. Sì, spesso impreciso. Io credo che una migliore quadratura difensiva la Salernitana probabilmente non si trovava in queste condizioni. Al contrario, il nostro Mikai che invece continua a fare bene. Al contrario, per esempio, della scoperta Mikai, che ancora oggi è un baluardo veramente bravo e fortunato, perché poi è anche una buona stella. È vero. Sì, tanto da leggere e da interpretare subito l'azione, oggi l'abbiamo visto anche nella tre quarti. Sì, anche bravo nelle uscite. Sì, però per esempio c'è stato un colpo di testa fatto da Coda, non so se avete visto tecnicamente, lui si è buttato in una maniera apparentemente un po' goffa, no? Perché si dice che su una palla non propriamente di rimbalzo, il portiere deve avere una strisciata, spalla, anca, piede e mani. Lui è andato un po' così, secondo me, dal punto di vista tecnico, un po' in maniera improvvisata. Però è fortunato, è bravo, però, è reattivo. Cioè, è quello ci molto sta. Reattivo. Diceva un allenatore bravo, che il professor Antonucci forse ricorderà, Costagliola, che venne a tenere tanti anni fa un corso a Bari quando c'era Materazzi, allenatore della Primavera, dice: perché il portiere pari è sempre bravo. Eh sì, poi senza nulla togliere a Guarna, però con questo Mikai è tutta un'altra storia. Al sicuro. Sì. Un'altra telefonata in linea, pronto? Buonasera. Buonasera a voi. Allora, è destino che dobbiamo soffrire, che Bari ci fa soffrire sempre. Spero che Camplone gli abbiano fatto un bel intervento al coronario, perché francamente è molto difficile resistere a questo. Voglio domani fare una domanda a Fryer. Sì. Se è convinto come me che il Bari ha cambiato molto da quando è entrato il cantastabile Ronizzi, perché io ho la sensazione che dia un equilibrio a tutto il centrocampo, e francamente oggi è stato Desi, è stato detto da Sky migliore in campo, però secondo me Ronizzi ha fatto una grande partita. È un lottatore. Non so se sei d'accordo. Sì. Allora, grazie. Vista l'estrazione tecnico-tattica di Camplone, che è zemaniana e di Galeone,
di eredità del Galeone, mancava forse nella sua impostazione qui a Bari il riferimento di un vero play. Il play può essere in un 4-3-3 o di distribuzione o di contrasto. Ecco, noi non avevamo un play di distribuzione che lui forse cercava in Valiano, in altri, avevamo però bisogno di un play di contrasto, ce l'avevamo già in casa Romizzi. Romizzi è l'uomo d'ordine, di contrasto, di schermo difensivo, di scudo della difesa, è una difesa che ha delle imprecisioni, Romizzi è l'uomo in più per cercare di patire meno possibile. Dobbiamo andare in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Ed eccoci tornati in diretta con il 91esimo minuto. Ripartiamo subito dalle parole di mister Andrea Camplone. Ringraziamo i colleghi del quotidiano italiano. Andiamo a vedere, anzi vado a leggere proprio voi, quello che ha detto il mister. Abbiamo fatto un primo tempo a mio parere strepitoso. Abbiamo giocato sempre noi, siamo andati in vantaggio ma siamo stati raggiunti subito. Siamo entrati in campo e dopo il gol di Sansone Maniero abbiamo riaperto la partita con dei gravi errori. Un peccato perché questa squadra gioca bene ma ogni tanto si addormenta. Nel complesso però credo che la vittoria sia meritata. Ed ancora, siamo una squadra pazza, avevamo azzeccato insomma l'interpretazione, avremmo potuto gestire una partita di fatto chiusa, invece abbiamo preso un gol in contropiede. Siamo contenti di aver raggiunto la terza vittoria consecutiva, un successo scusate, che ci consentirà di passare una buona Pasqua e di affrontare il Cesena con maggiore tranquillità. Le mie grida contro Di Cesare, lui è un giocatore importante per noi, il più tecnico del reparto difensivo, quasi un centrocampista in più, ma ogni tanto si dimostra pigro, dà palla e sta fermo, non dà sostegno ai compagni e questo non va bene. Queste le parole di mister Camplone, una squadra un Bari pazzo ma che si Beh, sì, addormenta. Comunque sempre molto lucido mister Camplone, no, nell'analisi della gara, no Carlo? Sì, perché insomma dire che siamo una squadra che può essere aggettivata come pazza ci sta, visto l'alternanza dei risultati. Il fatto che abbiamo commesso dei gravi errori, ribadiamo, li abbiamo fatti tecnico-tatticamente, dal punto di vista di un attacco aggressivo sulla palla, a palla scoperta, non ci sta. Non, si becca un contropiede, però l'ha subito anche gravemente la Salernitana quando noi siamo andati al terzo Sì, gol. e Ancora non più solo in quella inconcepibile del circostanza. Bari, vuol dire che il livello tecnico dei difensori della Serie B non è altisonante. Eccelso. Se è vero, come è vero, che Di Cesare, che è uno dei più vecchi difensori, sia ancora un difensore importante. Lo è dal punto di vista anche del gesto tecnico, perché veramente, come ha detto Camplone, anche a me in alcune circostanze mi sembra un centrocampista, in alcune circostanze su palla inattiva mi sembra di una pericolosità enorme per le difese avversarie, perché sa gestire la palla. E probabilmente quello che dice il mister Camplone, devo tendere ad orientarmi su questa considerazione, è che nello scarico palla, nel giro palla, non sempre segue. Diciamo, la scorrevolezza della palla segue coi movimenti e offre copertura alle spalle dei Eh compagni. sì, ecco Spesso e perché poi. volentieri lascia il giro palla con i giocatori allineati e nel caso in cui c'è la mancanza di precisione nell'adeguamento della palla da parte di un suo compagno, si può beccare il Rischiano di contropiede. aprirsi Eh sì, si praterie apre la prateria. pericolose. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Alfredo da Bari. Buonasera. Ciao Alfredo. Saluto Tiziano Siciliani e vado a Cirillo, che è l'ospite. Una piccola Ciao. riflessione. Io quello che non capisco, come mai alcuni giocatori presi in campagna invernale, di riparazione, diciamo così, come Yakimovski, non sta giocando per niente. Lasciamo stare Milano, che secondo me è stato un ritorno inutile, assolutamente inutile per la squadra del Bari, ma Yakimovski, per cui il Bari ha fatto ferro e fuoco, sembra. E poi non lo stanno facendo giocare per niente, non capisco come mai. Beh, devo dire che Grazie. Ricordiamoci questa vittoria. Yakimovski è tornato tra i convocabili solo per questa partita contro la Salernitana. Ha avuto diversi problemini fisici, non è stato molto fortunato. Anzi, peraltro, si scherzava un po' anche su alcuni punti di sutura che ha subito nei giorni scorsi, che Purtroppo hanno portato poi, veramente sì, messo in che hanno portato poi punti al Bari. Quindi si giocava e si scherzava anche su questo. Però è un giocatore che bisogna recuperarlo ancora dal punto di Io vista penso fisico. che Yakimovski è stato sopravvalutato come difensore, è un esterno alto in una difesa a 5, così giocava nel Como, Come si socò, perché lo prevalentemente. stesso Come si socò? Camplone sottolineava come anche in quella Può circostanza essere si socò. un'alternativa se adotti quello schema, ma penso che ormai il Bari si è consolidato su questa identità tattica e credo che per loro sarà più difficile giocare.
a meno che non si alzano nella prospettiva di campo. Cioè su sì, come diciamo, esterni ecco, su altezze di campo diverse può esprimersi bene, sia Sissoko a destra che Yakimoski a sinistra. Però devono alzare l'altezza di campo, non possono giocare sulla linea difensiva, perché Gemiti è vero che non è estremamente propositivo, però lo è anche in parte quando viene centralmente, ma comunque tiene la zona. Il classico soldatino che comunque sta lì. Comunque tiene la zona e, per esempio, evita di far giocare come forzatura di noi a sinistra in un ruolo sì, non suo. Vero. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buonasera. Buonasera a voi. Voglio iniziare formulando i migliori auguri di Pasqua grazie a tutti voi. Grazie, anche, auguri anche a te. Voce del Bari e al presidente, ovviamente. Grazie. Io la domanda che voglio fare al mister è questa. Negli ultimi 10 partite su per giù abbiamo visto il quartetto difensivo completamente diverso da una partita all'altra. Quindi io che ho semplicemente giocato a calcio in maniera amatoriale capisco la difficoltà solo a ricordarmi il nome di chi mi è immediatamente al fianco. Quindi anche la difesa che stiamo vedendo così assurda nelle uscite e nei gol che prendiamo mi sembra anche dovuta a questo particolare. Quindi chiedo al mister, al di là di tutto, la difesa giusta di quelli che sono il nostro palcoscenico di giocatori del quartetto arretrato, quale dovrebbe essere il suo modo di vedere se tutti stanno bene, ovviamente? Grazie. Eh sì, perché questa girandola di cambi è stata dovuta soprattutto alle condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori, l'infortunio di Contini, di Cesare, le stesse condizioni di Yakimoski e Sissoko. Allora, i tre quarti della difesa da un po' di tempo più o meno sono sempre gli stessi, se consideriamo Tonucci, consideriamo Gemiti e Doncorra. L'altro centrale è fluttuante, ha giocato Rada, ha giocato Di Cesare, ha giocato Contini prima dell'infortunio, però c'è stato un momento in cui anche Contini ha giocato difensore esterno. Ecco, per come imposto io le cose, pur mantenendo una certa propositività dalle retrovie, perché bisogna giocare sulle sovrapposizioni, sulla superiorità numerica, io l'ho sempre detto, nonostante abbia parlato faccia a faccia con Camplone, mi ha detto il miglior terzino che abbia mai allenato, Doncor, a me sinceramente lascia un po' a desiderare nella sua concentrazione in fase difensiva. Però il tuo quartetto ideale quale sarebbe? Ma il mio quartetto ideale in base ai giocatori che è il sì, Bari. Sì, che è il Bari, momento, quelli che attualmente in sarebbe rosa. Sicuramente non rinunciare a tutti e tre, Contini, Tonucci, Di Cesare e Gemiti, insomma. Però adattare, io ho parlato proprio ultimamente, non più di una settimana fa, con Camplone e mi ha detto in un discorso faccia a faccia con lui, mi ha detto Doncor per me sì, è un difensore, può avere una crescita, è un difensore importantissimo, quindi credo che farà giocare lui. Il mio quartetto ideale è Doncor, Di Cesare, Contini, Gemiti. Chi te l'ha chiesto, Sicilia? Scherzo. Ma non credo che appunto, così come ha ribadito sì, su Doncor farà meno di Tonucci. Sì, infatti. Abbiamo un'altra parlavamo telefonata. Parlavamo di gusti personali. Una telefonata in linea, pronto, buonasera. Sì, buonasera, ciao, sono Michele. Ciao Michele. Solo due cose volevo dire. Ma sì, come mai sul 3-2 o sul 4-3 il mister comunque toglie una punta e mette un'altra punta invece di togliere una punta e mettere un centrocampista e coprirsi? Cioè, non lo so, ci fa del male questa persona. Grazie. Posso fare un saluto, sì, Cristian, a un amico mio di Macerata che vai sta qui, sì, con me, Angelo Donatella. Ciao. Salutiamo anche noi. Grazie. Sono anche filosofie no di... Ma la seconda domanda non c'è. Dice, era il saluto. No Carlo, sono filosofie di gioco. Abbiamo visto spesso Camplone non inserire un centrocampista, un difensore, ma preferire magari sostituire una punta con un'altra punta. Sono sia filosofie di gioco offensivo che talvolta da parte di noi allenatori messaggi subliminari che si mandano alla squadra. Cioè nel momento di difficoltà o comunque che stiamo contenendo un risultato che potrebbe essere alla lunga preziosissimo, come sicuramente il 4-3 che abbiamo realizzato a Salerno, che ci porta al terzo posto da soli, perché siamo in vantaggio negli scontri diretti sulle antagoniste Cesena e Novara, è un messaggio alla squadra di non chiudersi, di non pensare in maniera ostruzionistica, opportunistica, utilitaristica al risultato in sé per sé, ma di attaccare, di mantenersi alta, di poter difendersi con la gestione della palla o con l'attacco simultaneo. Io credo che sia più da interpretare in tal senso, non penso a un karakiri da parte di Camplone.
Arrivano domande anche dalla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook del TB Sport. Riccardo chiede, la giro a entrambi ovviamente, qual è la squadra secondo voi che il Bari dovrebbe temere di più ai playoff? Ovviamente ci proiettiamo a un futuro, diciamo, prossimo. Sì, per me, d'accordo con quanto mi pare abbia detto Enzo Tamborra, il Novara. E non trascurerei il Pescara se si riprende, perché è inconcepibile questa quinta sconfitta consecutiva per una squadra che sinceramente io ho visto giocare spesso e volentieri, ma con piacere, perché giocava veramente bene, soprattutto quando giocava alle 17:30 dopo la gara, cioè, del Bari, che te la gustavi. Questa è la quinta sconfitta consecutiva, quindi è in caduta libera. Ed è in caduta libera, sì. Io temo molto lo Spezia, che invece poi oggi ha perso in casa contro il Trapani di Cosmi. Stanno con molto un bene Trapani anche, che anche è arcigno, loro. È furbo. E gioca in tranquillità, perché non, secondo me il Trapani non aveva questo obiettivo, ma una serie di situazioni fortunate, coincidenze fortunate, e il fatto che gioca in maniera piuttosto sbarazzina con Cosmi e in superiorità numerica a centrocampo, perché schiera un 4-3-1-2 che lo porta spesso e volentieri a giostrare bene a centrocampo, lo fa diventare veramente sì un pericolo pubblico per tutti. Poi il Cesena è una squadra comunque anche temibile, ha tanta qualità anche lì. Cesena di Drago, lo vedremo. Cesena di Drago è, Ciano, che è un sinistro, ha un po' la filosofia romagnola, ha un po' la filosofia romagnola, non si è ancora accorto di essere una grande squadra, certe volte non sa speculare sul risultato, peggio del Bari, e credo però che avendo meno cambi del Bari soffra di più alla lunga però rispetto di, al Bari stesso. Di giocatori di qualità anche loro ne hanno. Sì, ne sì, hanno sì, ma io ho detto c'ha meno squadra, cambi, sì, non sì, ho detto cambi, che non abbia qualità. Quindi carità, assisteremo sicuramente davvero una bella partita. Sarà una bella partita da studiare, perché c'ha delle combinazioni in fascia, il Cesena soprattutto a sinistra, che dove attacca prevalentemente sulla sua corsia di sinistra, la destra difensiva del Bari, da tenere molto presente. Diamo la linea ad un altro telespettatore, pronto, buonasera. Non c'è più, è caduto. Prima l'abbiamo chiesto troppo attesa forse, sì. Ricordiamo nel frattempo un'altra volta il numero per intervenire in diretta, magari riusciamo anche a recuperare il telespettatore appena caduto, 0850199998. Per caduto. Sì. Tu parlavi di caduta libera. L'abbiamo chiesto prima, insomma, l'hai chiesto tu, Cristian, lo chiedo io ora a voi. Qual è il vostro migliore in campo? Scelgo anch'io Dezzi, ovviamente, non solo per la doppietta, ma anche l'importanza, no, Carlo, che ha in questa squadra, perché il centrocampista che davvero ha i tempi di inserimento perfetti, vede la porta con una certa continuità e appoggia poi quel terzetto offensivo in maniera perfetta. Io sicuramente concordo con te, con Enzo, con tutti, su Dezzi. Lancio un messaggio positivo anche per Rosina, nonostante a un certo punto mi ha così favorevolmente divertito nel momento in cui c'è stata una scalata, un interscambio difensivo tra lui e Defendi, si è visto lo suo impaccio difensivo. Donnarumma lo ha saltato. Però va rimarcata la generosità tattica con la quale si è impegnato a coprire l'avanzamento di un dirimpettaio di ruolo. Insomma. Vi auspicate un ritorno? C'è Rosina, sì, che praticamente Sansone oggi gli ha tolto un gol. Sì, perché c'è stato, sì. Siccome Rosina lo tolse. Però, per esempio, non so se è stata una deviazione in realtà. Donati, non so se avete notato quante volte ha creato superiorità numerica a centrocampo, ha rallentato i ritmi, li ha velocizzati a secondo del bisogno. Secondo me è stato un giocatore altrettanto importante come Dezzi. Sì, poi ora giocano in maniera diversa rispetto a Nicola, no? Anche lui e Sansone sono molto più vicini anche alla punta. È più un albero di Natale. 4-3-3 camuffato, no? Con le due. No, è il 4-3-3, l'1-4-3-3 può essere interpretato in modo diverso, con le punte larghe che tagliano, con i due trequartisti più vicini, con i due trequartisti che rientrano e poi ripartono su spazi larghi alle spalle avversarie. Questo mi sembra un 1-4-2-3-1 in alcuni momenti e 1-4-3-2-1 in altri. Sì, cioè ha questa fluttualità. Con i due trequartisti alle spalle di Maniero. Dipende da quella posizione di Rosina, quando permette a Dezzi di avanzare, quindi sono Vagliani e Romizzi che stringono, oppure Rosina che si mette davanti e fa un 4-2-3-1, oppure un semplice 4-3-2-1 ad albero di Natale. E allora, non so chi abbiamo in collegamento, ci dicono dalla regia, pronto? Sì, se volete parlare con me può anche darsi che... Salutiamo Franco Cirici, giornalista della Gazzetta dello Sport. Buonasera Franco. Buonasera. Ciao ragazzi.
Ciao Franco. Sto vedendo e vedo chi sorride, eh? Quelli che non ridono saranno puniti. Franco, allora. Niente, questa telefonata la faccio perché siamo a Pasqua e quindi volevo fare gli auguri intanto a voi che state lavorando e a tutti i tifosi. Grazie. E noi ricambiamo. E a Carlo, naturalmente, che è lì. Allora, Franco, ovviamente approfittiamo della tua presenza per chiederti appunto un'analisi anche di questo match, di questo pazzo Bari visto anche questa sera. Ragazzi, io sto seguendo la trasmissione da una mezz'oretta. Avessi sentito un tifoso felice. Ma santo Dio, sono tre partite di seguito che il Bari vince. Ed è terzo in classifica. Con grande difficoltà, con grandi affanni, tranne il 6-2 con la Pro Vercelli, ma anche lì ci sono stati affanni, perché dal 3-0 siamo passati al 3-2. È una squadra, ormai sta passando il termine psicopatica, pazza, folle. E la verità è molto semplice, è inutile che andiamo a fare tutti i giri di parole. È una squadra che Camplone, pian piano, ha portato ad essere intanto più offensiva e più spettacolare. Ha segnato 16 gol nelle ultime 5 partite. Ovvero viaggia una media superiore a 3 gol. A 3 gol, sì. Ecco, allora è una squadra che ha trovato al momento giusto Sansone, in cui Maniero fa gol a ripetizione, in cui Rosina finalmente è incisivo, e abbiamo un centrocampista come Devi che sta facendo praticamente la parte che faceva Valiani nel girone di andata. Sì. Finalmente qualcuno nel Bari ha cambiato idea su Romitti, anche se vedo che qualche collega non l'ha ancora cambiata perché continua a scrivere corbellerie sul conto di questo ragazzo, che è non solo generoso ma è anche estremamente importante. Detto tutto questo, un po' di felicità perché tre vittorie consecutive, e soprattutto queste due consecutive in trasferta, non se le aspettava nessuno. L'altra faccia della medaglia, possiamo discutere anche fino alle 6 di domani mattina, è una fase difensiva che non funziona per un motivo semplice. La qualità, prima Carlo Praier accennava a questa cosa, la qualità dei nostri difensori è purtroppo scadente, e dovevano rafforzare la retroguardia a gennaio, non l'hanno fatto. Hanno preso Sissoko e Iacunoschi, che sono due ragazzi che possono giocare presumibilmente in un 3-5-2 sì, facendo gli esterni alti, non hanno preso un difensore centrale, non hanno preso un marcatore giusto, perché probabilmente hanno avuto difficoltà, e io in proiezione playoff sono preoccupato per questo. Ha ragione da vendere Camplone quando dice che Doncor è il difensore, probabilmente ti ha detto Carlo, in prospettiva anche più interessante, perché è il più veloce, è l'unico veloce che abbiamo in una difesa che oggettivamente è da brividi. Però in Serie B ce ne sono tantissime altre di difese da brividi, e attenzione, oggi ne abbiamo vista una all'opera. Da incubo più. Franco, comunque dobbiamo rassegnarci ormai a questo Bari, perché dalla cintura in su una squadra fenomenale, 16 gol nelle ultime 5 partite, però un Bari che continuerà comunque a far vedere, sì, questi. Ma ripensando a 3 settimane fa, sono felice di rassegnarmi a questo Bari. Sì, perché comunque perlomeno si vince, siamo terzi in classifica, sì. Carlo, hai delle domande per Franco? Lui ha fatto un riepilogo assolutamente esaustivo, mi complimento con lui per la chiarezza espositiva, sono d'accordissimo su tutto, mi auguro che la buona stella, anche la bravura di Mikai, serva a colmare qualche penosa disfunzione difensiva, come ha rilevato Franco Cirici, determinata dal fatto che non siamo andati sul mercato in maniera opportuna. E considerando che Camplone fa giocare questa squadra con una grandissima vocazione offensiva, e considerando la vocazione offensiva connaturata ai giocatori del Bari, io credo fiduciosamente in un grande playoff. Che ne dici, Franco? Io intanto ringrazio il cielo perché a gennaio non hanno ceduto Romizzi, perché Romizzi era stato escluso dalla rosa, non sì, so se ricordate. Era è verissimo, Franco, hai pienamente era ragione. Era ai margini, sì. Era ai margini e doveva essere ceduto. Per fortuna non è stato trovato un acquirente, Romizzi è rimasto, ma queste sono le cose che possono succedere nel calcio, ci mancherebbe altro. L'errore grossolano è stato di andare a prendere giocatori che non ci servono, e questo purtroppo alla lunga potremmo pagarlo. Io mi auguro che in qualche modo Camplone, magari alzando un attimo la squadra, facendola stare un po' più corta, riesca a trovare la quadra anche dalla cintola in giù,
non sarà facile, dobbiamo essere, come diceva prima Cristian, dobbiamo rassegnarci a segnare sempre un gol più dell'avversario. Grazie, grazie Franco. Così, grazie. A soffrire. Auguri a tutti. Grazie, Franco, un abbraccio, grazie, un abbraccio affettuoso. Auguri di buona Pasqua. Giornalista, ricordiamo, della Gazzetta dello Sport. Grazie ancora a Franco Cirici. Noi siamo davvero in chiusura. Io ringrazio voi per essere stati degli ottimi compagni di viaggio. Grazie a Carlo. Grazie a voi dell'invito. Prayer. Grazie ovviamente a Cristian. Tanti auguri ai nostri telespettatori siciliani. Ovviamente buona Pasqua a tutti voi. Però prima di salutarci, io ringrazio per la regia di Telebari Michele Acquaviva e Alessandra Di Lalla, per quella di Radio Bari invece Paolo Gentile. Ancora grazie a voi per averci seguito, buona serata e buona Pasqua a tutti. Questo programma è offerto da Bari Blu. Vivi il centro in ogni senso. Strada statale 16, uscita Triggiano Bari. www.baribluweb.com. Seguici su Facebook e Twitter. Elettrica Armenise. www.armeniseimpianti.it. SciCaf, il caffè. Sicme Energy e Gas. Gruppo Roma Gas and Power.